benvenuti a questo incontro che è un evento collaterale alla nostra prova di Helen che si sta svolgendo appunto all'estate del Castello del Bertis, che ospita questo incontro appunto per parlare del concetto di luce. La mostra verte attorno al concetto di luce e appunto su un prototipo creato da un architetto che si chiama Matteo Ferroni, che durante un viaggio in Bali ha creato appunto questo prototipo di lampioncino mobile per riuscire a portare appunto un tipo di illuminazione artificiale all'interno dei villaggi rurali. Questo lampioncino potete vederlo nella prima sala appunto del castello e appunto nella mostra che si sviluppa al piano successivo. Questo appunto è un evento con l'associazione Polaris, è un evento che ha voluto, come dire, in qualche modo dare più spazio al concetto di luce. È stato organizzato da appunto il gruppo di ragazzi, di volontari del servizio civile che si sono occupati della comunicazione di questo evento, di cui faccio parte anche io, insieme a Emiliano Montermini e Federica Matteuzzi. Grazie della presentazione. E diciamo che adesso in questo contesto appunto sentiamo la responsabilità di fare bene, visto che abbiamo tante persone che sono venute oggi ad ascoltarci, abbiamo la responsabilità di dare informazioni e qualcosa di interessante. Allora, oggi abbiamo deciso di parlare della Luna proprio perché nell'ambito della luce, come si accennava prima la mostra sulla luce, in generale l'astronomia vive sulla luce che si riceve, quindi si studiano gli altri corpi celesti che siano più vicini a noi o più lontani, però semplicemente analizzando la luce. Quindi il tema della luce è fondamentale per chi si interessa all'astronomia, perché gran parte, diciamo non tutte, però salvo una piccola parte delle informazioni che noi abbiamo e delle conoscenze che abbiamo sull'universo, sugli altri corpi celesti, che siano stelle, pianeti, anche il quasaro, le galassie lontane, tutto deriva semplicemente dall'analisi della luce che riceviamo. E nell'ambito della luce, l'oggetto celeste che dopo il Sole è più luminoso nel nostro cielo è la Luna. La Luna che fra l'altro è anche l'oggetto celeste più vicino a noi. Diciamo che chi si interessa di astronomia, magari con i binocoli, con i telescopi, cerca in generale di osservare oggetti lontani. Quelli che sono abbastanza vicini sono oggetti del Sistema Solare come i pianeti, ma molto spesso sono nebulose, galassie che si trovano a migliaia di anni luce da noi o milioni di anni luce da noi. E spesso si trascura la Luna, che invece è il corpo celeste che è veramente più vicino a noi. Si trova a poco meno di 400.000 km da noi. Quindi, la Luna, che è questo oggetto nel cielo, spesso un po' tralasciato da chi osserva il cielo e dagli astrofili, in realtà è un mondo molto, molto complicato, molto interessante, ed è fino ad oggi l'unico sul quale l'uomo sia riuscito a mettere piede al di fuori della Terra. Quindi è un corpo celeste che conosciamo, cioè diciamo che l'uomo conosce fin dall'antichità, perché anche gli uomini primitivi si erano accorti della Luna, però è sempre stato un mondo, diciamo, nei secoli un po' misterioso, non si conosceva molto, finché poi con l'invenzione del telescopio e successivamente negli ultimi 50 anni con le missioni spaziali poi si sono fatte analisi, si sono prelevate dei campioni e quindi si è studiata più in dettaglio la Luna. Quindi una prima cosa che è da fare è il confronto fra le caratteristiche
della Terra, che è il pianeta su cui noi viviamo, e della Luna, che è un corpo piuttosto piccolo, diciamo, perché come massa è circa 80 volte, 81 volte più piccolo della Terra. Vedremo fra poco che questo può sembrare un numero molto piccolo, che sia appena un ottantesimo della massa della Terra. Nell'ambito dei satelliti, dei pianeti, questo qui invece è un numero che è molto grande, nel senso che la Luna rispetto al proprio pianeta è un satellite molto massiccio, molto grande. Il diametro della Luna è appunto di circa 3500 km, vediamo che la densità però, mentre per la seconda linea, mentre per la Terra la densità è di circa 5 grammi a centimetro cubo, per la Luna è un pochino più leggera, 3,3. Questo ci dà un'indicazione sulla composizione, perché nel cuore della Terra noi non ce ne accorgiamo perché viviamo sulla superficie, sulla crosta, però nelle parti più interne della Terra ci sono grandissime quantità di metalli pesanti, tipo ferro e nichel principalmente. Questo contribuisce a dare una densità molto alta della Terra, mentre la Luna, che ha una densità 3,3, ci dice che ha una certa quantità di probabilmente di ferro, di nichel, di metalli, ma non così alta come quella della Terra. La gravità alla sua superficie è molto minore di quella della Terra. Noi abbiamo circa 9,78 metri al secondo quadrato, la gravità alla superficie è circa un sesto, e questo è il motivo per cui se guardiamo le immagini degli astronauti che camminano sulla superficie della Luna ci sembrano piuttosto goffi, perché si devono adeguare a camminare su un mondo dove il loro peso è molto minore e quindi non è facile muoversi in un ambiente così diverso. La cosa importante però, la vediamo anche a occhio nudo, la superficie della Luna è ricchissima di crateri, è proprio costellata di crateri, completamente ricoperta di crateri, fra grandi, piccoli, molto piccoli, quasi invisibili, alcuni molto grandi che hanno lasciato delle raggiere, dei segni di materiale che è caduto, e questo è dovuto al fatto che sulla Luna non c'è atmosfera, cioè la Luna è un corpo dove l'atmosfera è di fatto assente, quindi non c'è la mitigazione della temperatura dovuta all'atmosfera stessa fra giorno e notte. Non c'è erosione perché non ci sono venti, non ci sono piogge, e quindi i crateri che ci sono sulla Luna e che si sono formati in passato, anche di molti milioni, molti miliardi di anni fa, sono ancora presenti oggi e possiamo vedere. Mentre sulla Terra questo non è possibile perché nel tempo l'azione del vento, delle piogge, il movimento anche dei continenti di fatto rinnova la superficie della Terra. Sempre parlando di una carta d'identità della Luna, abbiamo che la Luna è poco meno di 4 volte più piccola in diametro della Terra. Quindi se noi prendiamo una immagine della Luna, vediamo le proporzioni, a meglio, proviamo a indovinare le proporzioni della Luna in confronto con la Terra. Ecco, abbiamo detto che la Luna è circa 3,6 volte più piccola, quindi la Luna rispetto alla Terra, la Terra rispetto alla Luna non ha questa dimensione, non ha nemmeno questa, è via via più grande. Dobbiamo immaginare che il rapporto dimensione fra la Luna e la Terra è questo qui. Accennavamo prima anche alla distanza, l'avevamo forse sentito anche in passato, la distanza media è intorno a 384.000 km, quindi poco meno di 400.000 km.
se noi proviamo a metterli queste figure, la luna e la terra, in proporzione sulla distanza che hanno, e dobbiamo rimpicciolire molto la terra, ebbene la luna diventa un oggetto molto piccolo all'altra estremità dello schermo. Quindi la luna che noi guardiamo in cielo, magari quando è piena, ci appare così grande, luminosa, sembra che sia molto vicina, in realtà vediamo che le distanze sono già abbastanza grandi. Sicuramente sono molto grandi per quello che è il termine nostro umano di distanze, di dimensioni, eccetera. Teniamo presente comunque che questo è l'oggetto celeste a noi più vicino, e quindi da qui immaginiamo quanto è grande almeno il sistema solare, no? Senza pensare poi al resto dell'universo. Allora, il rapporto è che la distanza media della Luna è circa 60 volte maggiore del diametro della Terra. Però dicevo prima che la Luna è un po' un'anomalia nell'ambito dei satelliti, dei vari pianeti. Questo perché? Perché se guardiamo la tabellina vediamo che la Luna è il quinto satellite più grande presente nel Sistema Solare. È superata da alcuni satelliti di Giove e Saturno, che sono di gran lunga i più grandi del Sistema Solare. Addirittura Ganimede ha più di 2600 km di raggio, quindi più di 5200 km di diametro. Però vediamo che la Luna si piazza tutto sommato abbastanza bene, è in quinta posizione, ma la Terra è molto più piccola di Giove o di Saturno. Quindi quei satelliti come Europa, che tutto sommato non è molto diverso come dimensione, in realtà orbita un pianeta che è molto più grande della Terra. Orbita intorno a Giove, che ha un raggio di 71.000 km, mentre il raggio della Terra è di 6.000, quindi meno di 10 volte. Quindi questa anomalia, che poi è rappresentata su questa tabella, dove dice praticamente riporta in percentuale le dimensioni, vediamo che la Luna è circa il 27% della dimensione della Terra, cosa che invece gli altri satelliti, per quanto grandi, sono con diametri dell'ordine del 3-4% al massimo. Quindi questo, anche se sembra una cosa normale vedere la Luna così grande e essere il nostro satellite, in realtà è piuttosto un'anomalia, e questo è legato al motivo a come si è formata la Luna, che vedremo fra poco, e alla spiegazione di come si ha potuta nascere. La Luna ha una, essendo più piccola, ha un interno che è abbastanza diverso da quello della Terra, che è stato conosciuto meglio appunto a seguito delle missioni degli anni 60 e 70, le missioni di esplorazione. Si è scoperto che esiste una zona centrale metallica, che appunto si intuisce dal discorso della densità media della Luna, che probabilmente è ancora allo stato liquido per la temperatura che ha. C'è un mantello nella zona più esterna, c'è una zona in cui si è scoperto che ci sono spesso terremoti, quindi noi non vediamo sulla Luna dei continenti come ci sono sulla Terra, o dei movimenti possibili, però ci sono dei terremoti, quindi internamente la Luna è ancora un corpo attivo. E la crosta è tutto sommato abbastanza sottile, è un centinaio di chilometri sull'emisfero che noi non vediamo, è una sessantina di chilometri
per il mistero che è rivolto verso noi, ma anche la composizione chimica della Luna sulla sua superficie cambia, nel senso che noi a occhio nudo vediamo delle regioni più chiare e delle regioni più scure, che sono legate proprio alla diversa composizione della superficie e sono legate alla formazione di questa superficie. Le zone più scure che vedremo tra poco sono sostanzialmente del frutto di colate lapiche di basalti, mentre le montagne sono appunto montagne che sono formate sulla superficie, prolungamenti della superficie, sostanzialmente formate da silicio e vari composti. Quindi, analizzando la diversa composizione, ci si accorge, forse come non si vedono benissimo, che ci sono differenze nella quantità, soprattutto di ferro, che nelle pianure è molto abbondante, ed è il motivo per cui vediamo delle zone molto scure, che sono zone pianeggianti, sono ricche di ferro, mentre ci sono molto, molto alluminio, per esempio, nelle regioni più chiare, che sono quelle delle zone delle montagne. Però qui diciamo, ho accennato al fatto che ci sono regioni più chiare e regioni più scure. Allora, qual è la quantità di luce che riflette la Luna? Viene indicata col termine albedo, che altro non è che la quantità di luce che viene riflessa dalla superficie. L'albedo della Luna, ci sembrerà strano, cioè la capacità di riflettere la luce da parte della Luna è molto bassa, mediamente intorno al 7%, quello 0,07 vuol dire che appena il 7% della quantità di luce ricevuta dal Sole viene riflessa dalla superficie della Luna, mentre la Terra riflette circa il 37% della luce. Lo capiamo per la Terra perché, per esempio, ci sono le terre, ci sono i ghiacci polari, ci sono le nubi, e quindi riflette abbastanza bene la luce. Quello che non ci appare evidente è il fatto che invece la Luna riflette molto poco la luce. Questo perché? A noi appare luminosa, ma perché in realtà è un corpo abbastanza grande e relativamente vicino. Quindi comunque riceviamo molta luce dalla Luna. Però se avessimo un corpo più riflettente, noi avremmo delle notti molto più illuminato da parte della Luna. Per avere un confronto, pensate per esempio la neve fresca, come si legge nella tabellina, è con un albedo, quindi con una riflettività, diciamo, che va dal 75-90%, mentre, non so, per esempio l'asfalto, le strade, quindi quando è un po' più vecchio, un pochino più chiaro, è intorno al 12% e la Luna è appena al 7%, quindi vediamo che la riflettività della Luna è intorno al 7% come quella di un lago profondo, quindi è un oggetto molto scuro e apparentemente i colori sono assenti, nel senso che è un mondo molto grigio, è tutto ricoperto comunque di turfiscolo di colore grigio. Noi vediamo sempre solo una parte della Luna, abbiamo una faccia che ricorda sempre verso di noi. Attraverso le fotografie delle sonde che hanno orbitato la Luna, siamo riusciti a ricostruire una mappa completa di tutta la Luna, anche della parte che noi non vediamo. E quindi oggi conosciamo con grande dettaglio la superficie e i vari crateri e le formazioni che ci sono sulla superficie. Questo qui a sinistra è una delle immagini che è un mosaico che è l'aspetto della faccia che noi non vediamo,
vedete che è molto più chiaro, non ci sono quelle macchie scure che sono chiamate mari, quelle zone pianeggianti, sono molto più, più piccole e ce ne sono di meno. Questa che si vede molto male, però, è la prima immagine sulla destra che è stata ricevuta nel 1959, la prima immagine che mostrava la faccia nascosta, che da terra non era possibile vedere, e la sonda Luna 3, che era stata mandata all'epoca dall'Unione Sovietica, per la prima volta aveva fatto scattare delle fotografie e inviate a terra dell'emisfero che a noi non è visibile. Sappiamo bene che quando noi la Terra invece la osserviamo, la Luna, ogni giorno, ogni sera, quando la osserviamo, non ha sempre lo stesso aspetto, ha un aspetto che cambia, e sono le cose che sono per noi più comuni, anche ricordate sul calendario, sono le varie fasi lunari. Abbiamo che nel corso di circa un mese l'aspetto della Luna cambia e poi via via si ripete. Se noi immaginiamo di avere il Sole sulla nostra sinistra, riceviamo i raggi solari, la Luna nel momento in cui c'è la Luna nuova, come in questo caso, noi siamo sulla Terra, la osserviamo, vediamo la parte che è la notturna, quindi quella non illuminata dalla luce del Sole, quella illuminata dalla luce del Sole è la parte opposta, e quindi noi non vediamo di fatto la Luna. Poi via via che la Luna si muove intorno alla Terra nell'arco del mese lunare, arriva a un certo punto in cui vediamo circa metà dell'emisfero lunare illuminato dal Sole, ed è quando la Luna è praticamente a 90 gradi rispetto al Sole, e quindi noi da Terra vediamo metà Luna illuminata e metà invece che ancora nella zona buia. Via via poi continua la sua orbita. Quando si trova dalla parte opposta al Sole, noi vediamo l'intero emisfero illuminato direttamente dalla luce del Sole, ed è il momento quando noi vediamo la Luna piena. Per chi lo osserva, quello lì è un momento in cui vediamo praticamente l'intero emisfero, però la Luna è molto più interessante nel momento in cui non è piena per l'osservazione, perché la luce che riceve quando è piena è proprio direttamente dall'alto, e quindi noi non vediamo ombre, e quindi non abbiamo il senso di profondità delle montagne, dei crateri che noi osserviamo. Se invece la osserviamo quando non è piena, tipo al primo quarto, all'ultimo quarto, c'è tutta una regione che è quella di confine fra l'emisfero illuminato e la parte notturna, che invece riceve la luce cadente, e quindi si vedono delle ombre che ci danno proprio la tridimensionalità dell'immagine che noi osserviamo, e quindi abbiamo proprio il senso della profondità. La lunazione, quella che viene detta del mese cosiddetto sinodico, è l'intervallo di tempo che trascorre fra una luna nuova e una nuova successiva, oppure fra una luna piena e una luna piena successiva. Normalmente si fa riferimento alla luna nuova. E queste qui sono le varie fasi, come le vediamo nell'arco di un mese. Passiamo dalla luna nuova, quando è nel cielo, infatti si vede di giorno, quindi non la riusciamo a vedere, via via vediamo le varie fasi, fase crescente, fino alla luna piena, e dopodiché la vediamo decrescente sempre più tardi nelle ore del mattino, prima del sorgere del sole. La luna fa anche un sacco di movimenti adesso intorno alla Terra, non andiamo nel dettaglio perché sarebbero movimenti anche difficili da immaginare, da vedere e da rappresentare. Sono dettagli piuttosto interessanti, però bisogna un po' studiarli con attenzione. Però la Luna, attraverso tutti questi movimenti che fa, dà luogo nel tempo a fenomeni
come, al di là delle fasi, fenomeni come possono essere le maree, possono essere le eclissi e altri vari fenomeni che sono legati proprio ai movimenti che la Luna ha intorno alla Terra. A volte si sente dire che, se qualcuno ha letto qualche testo, che il mese della Luna, il mese lunare, dura 27 giorni. E io poco fa vi ho detto invece che dura 29 giorni. E allora poi nasce la domanda, ma quanto tempo dura esattamente? Chi ha ragione? Dura 27 giorni o dura 29 giorni? E diciamo che sono corrette entrambi i numeri, bisogna capire solo a che cosa ci si riferisce. Perché bisogna considerare che nel tempo, mentre la Luna ruota, orbita intorno alla Terra, nel frattempo la Terra orbita intorno al Sole. Quindi se noi guardiamo la posizione della Luna in questo momento, in un certo momento, per esempio quando è qua, poi aspettiamo che la Luna faccia un'orbita completa intorno alla Terra, nel frattempo la Terra si sposta rispetto al Sole. Quindi per fare un giro completo rispetto alle stelle, la Luna si trova in quella posizione grigia che ho indicato sopra. Ma quando si trova nella stessa posizione rispetto alle stelle, la sua fase, cioè la parte della porzione illuminata, non è più la stessa. Per cui, se dobbiamo attendere la Luna nuova, bisogna aspettare un pochino in modo che la Luna percorra ancora un pezzettino della sua orbita. Quindi questo è il motivo per cui c'è la differenza tra i 27 giorni e i 29 giorni. I 27 giorni sono quelli del mese cosiddetto siderale, cioè quello del mese riferito alle stelle. Se noi andiamo a vedere il mese rispetto alle fasi, quindi fra una luna nuova e la luna nuova successiva, bisogna aspettare circa 2 giorni in più, perché la luna deve compiere ancora un pezzettino di orbita. La luna poi, cosa che magari non è intuitiva, non è sempre alla stessa distanza da noi, ma varia sensibilmente la sua distanza. Da un minimo di circa 356.000 km fino a un massimo di 406.000, quindi vuol dire sono addirittura 50.000 km fra la distanza minima e massima. Questo succede all'incirca ogni mese lunare, però all'interno di un anno nostro le variazioni sono molto discontinue, perché ci sono altri movimenti che fa la Luna. Per cui se noi mettiamo l'andamento della eccentricità, di quanto cambia l'eccentricità, cioè quanto è schiacciata l'orbita della Luna, nel tempo vediamo che la Luna ha momenti in cui è più vicina a noi e momenti in cui è più lontana. Per esempio, questo è il grafico riferito al 2018, quindi a quest'anno, questo qui è stata indicata giorno per giorno praticamente la distanza della Luna da noi. E vedete, ci sono momenti in cui la Luna è più vicina e momenti in cui è più lontana. Quindi, nell'arco di tutto l'anno ci sono, pur essendo magari il punto più vicino a noi, nei momenti più vicini a noi non tutti, non sempre è alla stessa distanza, così come nel momento in cui è la distanza più grande non è sempre la stessa distanza. E quindi succede quel fenomeno delle cosiddette superlune che talvolta finiscono anche sulle pagine dei giornali, no? Stasera c'è la luna piena e ci sarà una grande luna che è il 14-13% più grande. È vero, la luna già nell'arco del suo mese, delle volte che la osserviamo, a volte un pochino più vicina, a volte un pochino più lontana. Però queste superlune in realtà a occhio nudo non vediamo niente, vediamo la luna ci appare veramente come le altre volte. Perché queste sono le differenze fra le varie condizioni.
quella in mezzo è la Luna nel momento in cui è più lontana da noi, all'apogeo, cioè nel punto più lontano dell'orbita. Quella a sinistra invece è una Luna nel momento in cui è più vicina a noi. Se le confrontiamo, come visto a destra, vedete che sì, c'è un momento più un po' più grande e un po' più piccolo, però occhio nudo questa differenza è molto mancata, quindi non riusciamo a percepirla a occhio nudo. E anche nel momento in cui la vediamo più grande, perché ci sono le cosiddette superlune, in realtà è poco più grande di quando la vediamo alla sua distanza maggiore. Tanto per dare un'idea, qua sotto c'è l'indicazione in scala. Se quella è la Terra, questa è tutta la distanza che c'è tra noi e la Luna. Nel momento in cui è più lontana, e anche se estremità indicata col giallo, nel momento in cui è più vicina, questa con l'arancione. Quindi c'è una certa escursione, ma poi alla fine la differenza non sono drammatiche. Questo qui è un riassunto appunto del fatto che la Luna ha i vari mesi, ci concentriamo sul siderale, se no non sono dico, sufficienti per oggi. Però la Luna noi la conosciamo per chi l'ha osservata, se qualcuno di voi l'ha osservata al telescopio o anche con i binocoli, si è accorto appunto che ci sono zone, come accennavo prima, più chiare, zone più scure, zone che ci appaiono più caratterizzate. E nel passato a tutte queste caratteristiche morfologiche erano stati dati nomi che si riferiscono a quello che abbiamo noi sulla Terra. Quindi sono state indicate baie, promontori, laghi, paludi, eccetera, anche se la Luna è completamente secca. Quindi anche i mari che ci sono sulla Luna hanno questo nome perché si riteneva che ci fosse l'acqua, che ci fossero i mari quando si osservava la Luna a occhio nudo. In realtà poi si è accorto che la Luna è estremamente secca, non ha atmosfera, quindi non ha mari, non ha paludi. Però tutte queste conformazioni hanno mantenuto questo nome che era stato dato loro in passato, perché ricordano magari alcune valli, ci sono valli, insenature che ricordano quello che abbiamo noi sulla Terra. Quindi per quello che vediamo noi dall'emisfero visibile, abbiamo sostanzialmente i mari, che sono queste zone che vediamo scure, e invece le terre più chiare, e che possono essere zone più pianeggianti, più montuose, che sono ben visibili quando si osserva anche al telescopio. Parlando di albedo, quindi di capacità di riflettere, i mari che noi vediamo scuri sono ancora più scuri della riflettività media della Luna, sono intorno al 5%, mentre le terre sono più luminose, sono intorno al 12-15-18%. Se non osserviamo al telescopio, vediamo alcuni crateri e vediamo che ci sono alcune regioni che poi studiate, analizzate con i vari reperti che sono stati portati, le rocce che sono state portate dagli astronauti, si è visto che sono estremamente vecchie, sono rocce che sono risalgono a circa 3,8-3,9 miliardi di anni fa, quindi sono zone molto, molto antiche. Questa qui è una fotografia della parte meridionale della Luna, della parte che noi vediamo. Sono il cratere di Tycho, che è molto famoso, quello Clavius, quello famoso del 2001, che si è nello spazio, e vedete che queste regioni estremamente caratterizzate, ci sono così tanti crateri che praticamente sono saturate, quindi se si dovesse formare un nuovo cratere, inevitabilmente dovrebbe cancellare, distruggere qualcosa che c'era. I mari invece sono
hanno qualche cratere, ma ne hanno molto pochi, ne hanno, rispetto alle altre terre ne hanno molti di meno. Sono strutture molto pianeggianti, molto lisce, che sono di origine vulcanica, quindi frutto di magma che era in profondità e che è risalito e ha, quindi ha, proprio come se fosse un lago, come se fosse un mare, ha riempito un certo bacino completamente. Si sono formati, diciamo, a seguito di impatti di asteroidi che sono precipitati sulla superficie della Luna. In tempi passati, quando l'interno della Luna era ancora più caldo, più fluido. Quindi l'asteroide precipitato era abbastanza grande da scavare un cratere profondo che è arrivato a raggiungere il magma che era in profondità, e quindi il magma che era in profondità è risalito e ha allagato tutto il cratere che si era formato. Poi nel tempo si è solidificato, quindi di fatto si è creata una zona pianeggiante che altro non è che la superficie di questo magma che nel tempo poi si è consolidata. Questi mari sono stati studiati con i rilievi delle rocce e si è visto che sono più recenti, essendo molto attivi, sono più recenti rispetto alle altre terre. Però un'osservazione principale, diciamo, che può fare chiunque di noi osservando la Luna al telescopio, è proprio l'osservazione dei crateri. I crateri sono centinaia e centinaia, se ne possono vedere sulla superficie lunare di grandi, di piccoli, di svariate forme. Sono praticamente tutti, non sono crateri di origine vulcanica, sono crateri da impatto. La stragrande maggioranza dei crateri del sistema solare, soprattutto quelli che vediamo sui pianeti, sui satelliti, sono crateri da impatto, cioè la cicatrice lasciata dalla caduta di un oggetto, che un asteroide può essere più grande o più piccolo. Questo è per esempio il cratere Tycho, che è molto bello appunto da osservare al telescopio. Ci appare un oggetto abbastanza piccolo, in realtà ha un diametro di 85 km. Quindi questi crateri, anche quando ci sembrano piccoli, osservati così al telescopio, in realtà sono di dimensioni notevoli, almeno di qualche decina o qualche centinaio di chilometri. Quelli che sono visibili sul nostro emisfero è visibile, quello che si rivolge a noi, quelli al di sopra dei 100 km addirittura sono più di 200, sono 234, quindi i crateri nelle varie momenti, a seconda di come sono illuminati, è veramente divertente e interessante osservare. Poi, dicevo, ci sono i mari, questi bacini che si sono formati a seguito di impatti di grossi asteroidi. Questi sono più scuri e ci sono i mari, appunto, qui indicati quelli famosi, il mare della tranquillità, quello dove è atterrato l'Apollo 11 con i primi uomini. Si sono formati appunto a seguito di questi impatti e sono sostanzialmente lave basaltiche ricoperte del bubiscolo che ricopre completamente la Luna. Però poi ci sono altre formazioni, ne vediamo solo alcune, non ne vediamo tutte. Un po' di osservatori, un po' di geologi si sono divertiti a dare nomi vari a tutte le strutture e varie conformazioni che si sono viste. Ci sono le cosiddette rine, che sono dei solchi che attraversano alcune regioni e sono canali dove nel passato scorreva la lava. Ci sono state come i tunnel all'epoca in cui la Luna era ancora attiva dal punto di vista vulcanico, e si sono formate come delle gallerie che poi nel tempo si sono svuotate e il tempo è crollato. E una di queste è stata visitata proprio dagli astronauti ed è, la vedete, che altro non è che una specie di solco, una specie di non proprio un canyon, ma un solco che è visibile anche appunto da Terra, e a
secondo le condizioni di illuminamento. Poi abbiamo delle scarpate, che sono dette rupi, che sono delle zone dove c'è una scarpata, due livelli molto distinti, di altezza molto diversa. E quindi, a seconda di come viene illuminata, noi riusciamo a vedere l'ombra. Sono sentieri che si siano formati sempre di distensioni della crosta, perché la crosta in passato era più calda e quindi aveva al suo interno alcune tensioni, alcuni movimenti, poi nel tempo, quando si è raffreddata, a un certo punto una sorta di spaccatura ha fatto cedere una parte del terreno, e quindi ci sono queste linee tipo faglie che attraversano i mari o il fondo di alcuni crateri molto grandi. Poi abbiamo ovviamente i monti, e lì anche gli antichi si erano sbizzarriti a dare dei nomi che ricordassero quelli delle montagne terrestri, tipo le Alpi, gli Appennini e via dicendo. I monti sono, diciamo, alcuni molto alti, perché la gravità, essendo più bassa, diciamo, dà la possibilità di costruire montagne anche abbastanza grandi, perché non vengono schiacciate dal proprio peso. La difficoltà è che, rispetto per i riferimenti nostri, rispetto sulla Terra, noi abbiamo il mare che dà un livello unico su tutto il pianeta, e quindi riferiamo le altezze delle montagne rispetto alla superficie del mare. Qui sulla Luna non c'è una superficie analoga, e quindi ci si riferisce rispetto sulle altezze a un'altezza media, e rispetto a questa vengono indicate le altezze delle montagne. Le montagne più alte, come sulla Terra, si possono presentare anche in catene, quindi ci ricordano che in passato l'attività geologica della Luna era più forte, c'era appunto la formazione di catene e strutture che sono nate un po' come sono nate sulla Terra le varie catene di montagne come le Alpi. Ci sono poi alcune spaccature, diciamo, alcuni solchi che sono un po' diversi, che sono chiamate valli. Per esempio questa qua, se riesco a indicarla, diciamo, sul bordo di una zona dove ci sono crateri si trovano delle zone più rettiline, che sono formate, vengono chiamate valli, sono formate dal collasso di alcune parti di terreno. Queste sono un po' gli aspetti superficiali che, diciamo, si sente un po'. Con questo, ecco, questo si sente decisamente di più. Però noi, ho detto, abbiamo una sola, la Luna ci vuole sempre una sola faccia. Però quanta parte della Luna noi riusciamo a vedere? Non vediamo metà della Luna, vediamo un pochino di più. E questo è legato al fatto che l'orbita della Luna non è praticamente circolare, ma è un po' allungata, un'orbita ellittica. E questo fa sì che il movimento che ha la Luna nel corso del suo mese sia un pochino non perfettamente da rivolgerci sempre la stessa faccia, ci permette di vedere una pettina di più. E questa viene chiamata librazione, che è proprio questo movimento che ha diverse origini. Diciamo che le date, per esempio, se noi guardiamo la Luna al mattino o alla sera, noi non ce ne accorgiamo, però siccome stiamo sulla Terra, siamo trascinati con la Terra, quindi praticamente la nostra posizione si sposta
da cui osserviamo la Luna si sposta di 12.000 km, che è il diametro della Terra. Quindi è come se guardassimo la Luna una volta un pochino da un'estremità della Terra, un'altra da un'altra estremità, quindi riusciamo a percepire sull'estremità un qualcosina di più. Poi ci sono i movimenti appunto della Luna legati proprio alla sua orbita e via dicendo. Ci sono le cosiddette le librazioni, vengono chiamate ottiche, quelle di latitudine, longitudine, non andiamo nel dettaglio perché bisognerebbe scendere proprio sulla geometria di come noi osserviamo la Luna. Secondo me è più interessante vedere una ricostruzione di come ci appare la Luna nell'arco di un mese. Se voi osservate, vedete che ad estremità, o verso est o verso ovest, la Luna ci sembra un po' muoversi. E questo è proprio vero, nel senso che nell'arco del mese, a seconda di dove si trova sulla sua posizione, noi ne vediamo un pochino di più, un pochino di meno, quindi ha questa serie di movimenti che ci permettono alla fine di vedere circa il 59% della superficie lunare. Pur vedendone sempre soltanto metà, facendo attenzione, di tanto in tanto riusciamo a osservare anche altri estremi, quindi ne vediamo un pochino di più, un pochino di meno. Ecco, la cosa che mi preme sottolineare, se fate caso, il diametro della Luna cambia. Vedete, se fate caso, non moltissimo, però in certi momenti è più grande, in certi momenti è più piccolo. Questo perché la sua distanza nel corso di un mese non è sempre la stessa e quindi quando è più vicina ci appare più grande, quando è più lontana ci appare più piccola. Però il fenomeno sicuramente più noto per i movimenti della Luna sono certamente le eclissi. Le eclissi sono sostanzialmente di due tipi, cioè quelle lunari in cui è la Luna che ci sembra sparire, arrossarsi perché entra nel cono d'ombra della Terra, e le eclissi solari, cioè quando la Luna passa davanti al Sole e quindi c'è l'oscura una parte o in alcuni casi addirittura tutto il disco solare. Le eclissi avvengono quando la Terra, la Luna e il Sole sono allineati tra loro. Non avvengono ogni volta che la Luna non gira intorno a noi, quindi ogni mese, perché l'orbita della Luna è leggermente inclinata rispetto al piano su cui si muove la Terra. Quindi, il più delle volte passa o leggermente sopra il Sole o leggermente sotto e quindi non avviene l'eclisse. Però ci sono momenti nell'anno, due momenti nell'anno in cui possono esserci eclissi. L'eclissi di Sole da un dato luogo è piuttosto rara, però le eclissi avvengono ogni anno, almeno una eclisse per ognuna delle due stagioni succede di Sole. Quindi almeno due eclissi di Sole devono verificarsi, magari si verificano in zone remote o spesso sopra gli oceani o magari dall'altra parte del mondo per cui noi non ce ne accorgiamo. Allora, l'eclisse, ecco, quello, il disegno in alto è una eclisse di Luna, cioè il Sole lo dobbiamo immaginare alla nostra destra, emette i suoi raggi dietro la Terra, in corrispondenza dell'emisfero notturno dove noi viviamo la notte, c'è un cono di ombra in cui non arrivano i raggi del Sole. Se la Luna attraversa quella zona di spazio, a quel punto non riceve neanche la luce del Sole e quindi sparisce. Poi in realtà l'atmosfera terrestre un pochino riflette la luce, la devia e quindi
un po' di luce sulla Luna arriva lo stesso, quindi noi riusciamo a vedere la Luna anche in piena eclisse. Invece con l'immagine in basso, con il disegno in basso, vediamo che con l'eclisse di Sole è la Luna che si interpone tra noi e il Sole e quindi nasconde il Sole. Per la geometria, quindi le dimensioni della Luna, le dimensioni del Sole, le distanze, succede che la regione in cui il Sole viene nascosto è molto piccola, di alcune decine di chilometri, non di più. Per cui, quando c'è un'eclisse totale, il Sole sparisce completamente in una porzione molto piccola della Terra, non è che in tutta la Terra si deve sparire il Sole. Ed è questo il motivo per cui le eclissi di Sole sono così rare. Molto più facile invece assistere a un'eclisse parziale, perché l'eclisse parziale è visibile da una regione molto più grande. Ecco, questo è un esempio di eclisse di Luna. Un'eclisse di Luna, vedete, la Luna sparisce, però è ancora visibile, cioè diminuisce molto la sua luminosità, ma è ancora visibile e la luce che assume è molto, molto rossa, proprio perché è la luce che attraversa l'atmosfera terrestre e che passa attraverso l'atmosfera e quindi arriva sulla superficie lunare. Poi questo è un collage delle varie fasi in cui la Luna inizialmente esterna al cono d'ombra, via via entra nel cono d'ombra e quindi vediamo che una fetta via via crescente di Luna sparisce finché poi appunto ci appare completamente rossa. E invece poi il fenomeno molto spettacolare, quello delle eclissi di Sole, sono di due tipi, o quelle eclissi totali in cui il disco della Luna oscura completamente il Sole e quindi intorno noi vediamo una zona chiara che è la corona solare, che normalmente non è visibile quando c'è quando la Luna non oscura il Sole, oppure siccome la distanza della Luna da noi, ho detto che varia nel corso del mese, a volte più vicina, a volte più lontana, capita che questa geometria delle eclissi si verifichi quando la Luna è molto più lontana da noi e allora il suo disco è un po' più piccolo di quello del Sole. Allora a quel punto non riesce a coprire completamente il disco solare e ne copre solo una parte e quindi intorno alla Luna rimane comunque visibile un anello di luce che è quello della superficie solare. E queste eclissi vengono chiamate appunto eclissi anulari proprio perché c'è un anello di luce che circonda la Luna. Non capitano spesso, sono eclissi molto particolari, in quel caso non si riesce a vedere la corona solare come nel primo caso, però comunque sono affascinanti vedere, diciamo, vedere un cielo quasi completamente scuro con un anello di luce al posto del Sole. E questo qui è quello che è successo l'anno scorso. L'anno scorso ci sono state alcune eclissi, quella in alto a sinistra quasi impercettibile, era un'eclisse in penombra, cioè la Luna non era entrata neanche nel cono d'ombra terrestre, ma era rimasta un pochino al di fuori. Poi c'è stata un'eclisse parziale ad agosto, una parziale di Luna, ma l'evento più spettacolare è stata l'eclisse totale di Luna del 21 agosto, mentre di sopra a febbraio c'era stata un'eclisse annulare. Quindi questo qui è per dire, queste sono eclissi recenti che ci sono state e si possono osservare. Noi, per inciso, il 27 di luglio prossimo ci sarà la sera un'eclisse totale di Luna e organizzeremo una osservazione con i nostri telescopi proprio per osservare l'eclisse di Luna. Quindi, se siete interessati, un modo per passare una serata d'estate diversa
non mi ricordo dove, Montefalce, andremo sul piazzale del Montefalce, quindi per chi è interessato potete già marcarvi che saremo lì con i telescopi proprio all'inizio della serata, appena inizia a fare buio le viste ci saranno vari domani alle 10 di sera, quindi anche comoda per dare un contesto nella serata estiva. Un altro effetto importante sono le maree, noi le conosciamo perché abbiamo visto magari fotografie o filmati in cui si vede il livello del mare che sale, che si abbassa, o barche, magari in Francia, nella zona della Normandia, così, che sono proprio nel momento della bassa marea, sono sul fondo del mare e poi tornano a galleggiare quando l'anno è assiante. Sono tutti effetti legati all'interazione gravitazionale che c'è fra la Terra e la Luna, che quindi esercita una forza che muove le acque del mare. Se la Terra fosse completamente ricoperta di oceano, fosse una palla d'acqua, verrebbe stirata e diventerebbe un pochino una forma fusolata. Però la Terra, appunto, è solo ricoperta in parte di acqua, non è totalmente costituita di acqua. Quindi i flussi di quest'acqua che viene risente molto di più degli effetti di marea rispetto alla roccia e alla crosta terrestre, fa sì che si formino proprio delle correnti, dei flussi di acqua che si vanno a formare e quindi cambiano periodicamente il livello del mare. E questo succede due volte al giorno. Nel momento in cui la Terra praticamente è rivolta verso, cioè noi siamo con la Luna proprio quasi sopra di noi, al meridiano, e nel momento in cui invece la Luna è nella posizione opposta. E questo succede circa ogni 12 ore e mezzo che abbiamo una alta marea o una bassa marea. 12 ore e mezzo perché non ogni 12 ore, perché il nostro giorno è di 12 ore, ma nel frattempo la Luna si sposta, quindi la Luna sorge praticamente ogni giorno circa un'ora dopo, quindi noi vediamo sorgere la Luna più o meno ogni 25 ore. Quindi, siccome l'effetto della marea si ha ogni volta che la Luna è praticamente al meridiano, quindi sopra la nostra testa, tanto per esemplificare, questo succede non ogni 12 ore, ma ogni 12 ore e mezza, quindi bisogna aspettare quella mezz'ora in più. Poi gli effetti di marea sono molto complicati perché dipendono dal fondo del mare, dai bacini come sono fatti e via dicendo. Sappiamo che nel Mediterraneo le maree sono molto piccole, noi qui se andiamo al mare non ci accorgiamo delle maree. In alcune zone della Normandia, come Mont Saint-Michel, eccetera, ci sono maree che sono addirittura arrivano a 10 metri d'altezza, mentre da noi nel Mediterraneo non le vediamo. Le maree, se la Terra fosse totalmente costituita di acqua, le maree sarebbero delle onde di vento. Diciamo che il fatto che in alcune zone siano così accentuate è solo proprio per come si forma, come si incanala l'acqua nelle varie baie, nei mari, negli oceani. Questo effetto della marea, che noi conosciamo appunto per gli effetti sul mare, in realtà ha un effetto molto importante all'interno, perché deforma anche la Terra, proprio la crosta della Terra, e deforma anche la Luna, che pur essendo rigida però ha un minimo di elasticità. Questo fatto nel tempo ha creato come due lobi che attirano reciprocamente, quello della Terra attira quello della Luna e la Luna attira la Terra. Siccome la Terra ruota più velocemente di quanto la Luna non orbita intorno ad essa, succede che la Terra a distanza, attraverso l'interazione gravitazionale, tende ad accelerare la Luna, tende a tirarla, pur non essendoci legata fisicamente, ma con l'interazione gravitazionale tende a tirarla. Quindi la Luna nel tempo si sta allontanando da noi, via via
si allontana di una cosa non grande, perché si parla di qualche centimetro all'anno, però meno di 4 centimetri all'anno, però la Luna nel tempo si sta allontanando. E allo stesso tempo la rotazione della Terra sta rallentando, per cui la nostra giornata, che ora è di 24 ore, nel tempo aumenterà e diventerà più lunga. Addirittura si calcola appunto che quando si è formata la Luna la giornata del tempo di rotazione della Terra fosse delle ore di 12-14 ore. Quindi nel largo di molti miliardi di anni però la nostra giornata si è allungata. E qui poi le maree non sono sempre uguali, perché sono legate anche all'effetto del Sole, perché anche il Sole ha un effetto di marea minore di quello della Luna, perché la Luna ovviamente è molto più piccola del Sole, però è qua vicina, il Sole è di gran lunga più lontano. Però questo fa sì appunto che nel tempo ci siano stati l'allontanamento della Luna e il rallentamento della rotazione terrestre. Infine vediamo l'esplorazione della Luna, perché accennavo prima che alcune cose sulla Luna noi le conosciamo direttamente perché sono state fatte delle analisi in sito, sono stati riportati dei campioni di rocce a terra. Quindi le passeggiate degli astronauti non sono servite solo per dimostrare che si poteva arrivare sulla Luna, ma anche per fare esplorazione scientifica, portare dei campioni di rocce che possono stare studiate a terra nei vari laboratori. C'è stato un boom di missioni negli anni 60 fino ai primi anni 70, poi dopo l'esplorazione umana l'interesse è un po' sceso. Sta ricominciando negli ultimi anni, in cui ci sono sonde che stanno mappando la Luna, che hanno scattato fotografie di grande dettaglio, e anche adesso appunto la Cina, dopo la Russia e gli Stati Uniti, sta muovendosi ed è riuscita a far sbarcare un robot che ha scattato delle fotografie, si è mosso e sta facendo delle analisi. Sulla Luna, dicevo prima, ci sono state 6 missioni umane, l'ultima del 72, mentre la prima quella famosa appunto del luglio 69, che è stata prima che ha portato degli uomini sulla superficie lunare. Sono stati 12 solo gli astronauti, quindi, che hanno messo il piede sulla Luna. C'è stato un geologo nell'ultima missione. Di questi 12, soltanto 5 ormai sono anziani, sono ancora viventi. Quindi gli uomini che in prima persona possono dire di aver toccato il suolo lunare sono ormai purtroppo solo 5. E di tutte queste missioni Apollo 11, 12, 14, 15, 16, 17, qualche anno fa, nel 2009, una sonda messa in orbita attorno alla Luna ha ripreso dall'alto i siti di atterraggio, i luoghi dove erano atterrati gli astronauti. Siccome non c'è l'aria, non c'è il vento, non c'è la pioggia, tutte le impronte, le orme che hanno lasciato, tutti i segni che hanno lasciato sono ancora presenti, immutati nell'arco di questi anni 50 anni. Quindi riprendendoli dall'alto si sono ripresi i luoghi dove è atterrato, ovviamente la base, le zampe del modulo che è atterrato sono rimaste lì e sono visibili con una macchietta più scura, però sono visibili anche le impronte degli uomini e, come nella prova del 17, le tracce lasciate dai rover lunari, quindi da quelle specie di automobili che andavano avanti e indietro. E quindi, a distanza di tanti anni, siamo tornati a rivedere i luoghi dei quali avevamo ricevuto le fotografie e le immagini
da parte degli astronauti. Quindi questo qui è la carrellata più o meno che volevo darvi sulla Luna, e appunto questo qui, vi ringrazio per l'attenzione, credo che abbiamo fatto un po' una panoramica del nostro satellite. Domande, curiosità. Perché si vede rossa la Luna quando si è totale? Vedo rosso. Allora, la Luna si vede rossa proprio perché la luce che attraversa, che arriva sulla Luna durante l'eclisse totale è quella che attraversa gli strati dell'atmosfera terrestre. E a seconda di cosa c'è nell'atmosfera terrestre cambia un pochino il colore, quindi l'eclisse può essere più chiara o più rossa. Si sono accorti che quando ci sono eruzioni vulcaniche molto grandi, forti, che portano grande quantità di polvere negli strati alti dell'atmosfera, allora l'eclisse tendenzialmente più scura o più rossa. Quando l'atmosfera è più pulita, perché non ci sono eruzioni o non ce ne sono state, diciamo, nei recenti, allora l'eclisse è più chiara e meno rossa. Quindi dipende da quel momento com'è praticamente lo strato di atmosfera attraverso cui passa la luce. Quindi se ci sarà una grossa eruzione adesso, in questo periodo, a luglio, l'eclisse sarà più rossa. Sì, allora, la signora chiede come mai appare più in alto o più in basso la Luna a seconda delle stagioni. Questo qui dipende da due fattori. Allora, innanzitutto, noi quando guardiamo la Luna, tendenzialmente la notiamo quando è fra il primo quarto e luna piena. Quindi, se supponiamo la semplicità quando è luna piena, vuol dire che la Luna è nella posizione opposta al Sole. Quindi, l'inverno, noi abbiamo il Sole che è molto basso sull'orizzonte e quindi la Luna si trova nella posizione in cui è il Sole d'estate. Quindi, l'inverno, la Luna piena è molto alta in cielo perché grosso modo è dove si trova il Sole d'estate. Viceversa, l'estate tende a essere bassa perché il Sole è alto e noi vediamo la Luna piena più o meno dove c'è il sole in inverno, e quindi questo fa sì che la vediamo sempre in posizioni diverse. Poi c'è da dire che l'orbita della Luna è leggermente inclinata, circa 6 gradi rispetto al piano dell'eclittica, al piano su cui si muove il sole. Quindi può capitare in certi momenti che sia addirittura più alta di 6 gradi, quindi può andare fino rispetto alla posizione che ha il Sole 6 gradi più in alto, oppure potrebbe essere anche 6 gradi più in basso. Quello diciamo che non dipende dalla stagione, via via cambia a seconda della posizione dell'orbita lunare. Per cui ci sono momenti in cui è veramente molto alta e momenti in cui è veramente molto bassa, e poi periodi intermedi in cui la vediamo in posizioni non estreme. Quindi
Più ci dovrebbe fare rispetto al momento in cui è più lontana, sì, un settimo al mese. No, però tu devi un settimo, quindi se è circa un settimo quindi devi fare 0,8 al cubo. Sì, però devi fare, cioè non devi fare il settimo al cubo, devi fare, non è un settimo, non è un settimo. Non no, diventa circa l'86% della distanza, quindi devi fare un diviso l'85%. Perché la riga del sole, essendo molto più grande, è di gran lunga più piccola, è un terzo della marea lunare? Perché viaggia col cubo della distanza, quindi il sole effettivamente è molto più massiccio, perché rispetto alla luna non c'è paragone, però andando col cubo, il fatto che sia 400 volte più lontano, riduce tantissimo l'intensità. Qualcuno ha mai pensato a fare del turismo lunare, mentale? Sì, quello lì ad oggi nessuno, però per il futuro chissà. Allora, è chiaro che l'entusiasmo che c'è stato sulla Luna, intorno alla Luna in generale, c'è stato alla fine degli anni 60, degli anni 70, nel momento in cui ci sono state le missioni con gli astronauti che sono scesi. Addirittura c'erano state alcune agenzie, ma non autorizzate privatamente, che vendevano il terreno lunare e bastava pagare e avevano gli attrezzati nel terreno. E c'era stato qualcosa, sempre lunga, però c'era stato tante persone che avevano comprato dei pezzi di terreno lunare pensando a fare una colonizzazione futura. Poi in realtà chi ha pagato l'ha comprato, e fatto, a parte che la luna non è di nessuno, perché quando vai ancora lì non è di nessuno, però chi l'ha comprato l'ha fatto e non c'è la mano. C'è stato un progetto, questo è serio, alcune agenzie hanno proposto viaggi spaziali per privati intorno alla Terra. Perché alcuni ricchi magnati hanno fatto già viaggi sulla stazione spaziale, eccetera, però c'è una prospettiva di fare dei voli piuttosto cari, ma comunque quasi alla portata, non dico di tutti, però che con alcune centinaia di migliaia di euro porterebbero in orbita, fare un giro in orbita per la Terra. Qualcuno si è spinto a dire che queste agenzie, se riusciranno più o meno a sostenersi, a provare, vorrebbero proporre voli privati proprio con destinazione la Luna. Diciamo che per ora sono solo idee, chissà, nel futuro può darsi che si faccia, non lo so. Non c'è, cioè, diciamo, se uno lo vuole portare, non riesce un po' a portare il viaggio sulla Luna. Però futuro, chissà, c'è quasi parecchio per dentro nell'ambito aerospaziale, quindi potrebbe nascere qualche società che riesca a sviluppare tecnologie per andare proprio in modo, diciamo, aggiornato rispetto a quelle che non esistono di Apollo e possa proporre il viaggio. Sicuramente sarebbe una cosa molto costosa. Lei ha detto che la Luna si sta allontanando di 4 centimetri circa, no? Sì. E quando sparirà del tutto dalla nostra? No, ma 4 centimetri all'anno. Allora, ci sono, possiamo ascoltare un po', perché allora qualcuno ha fatto un po', succede che via via che si allontana il tasso con cui si dia allontanamento diminuisce, perché l'effetto mareale diminuisce, perché essendo più lontano l'effetto diminuisce, quindi la Luna, la velocità con cui cambia, con cui si allontana, diminuirà un po' nel futuro. Qualcuno ha fatto il conto per capire se arriverà il momento in cui la Luna sfuggirà all'attrazione terrestre e quindi entrerà in orbita intorno al Sole indipendentemente oppure no. Dalle ultime stime sembra che questo non succeda, nel senso che
la vita del Sole finisce prima che la Luna sia abbastanza lontana da lontanissima. Per noi, anzi, pubblico, non ci sembra così. No, nel te, allora, sa, qui non sono andato con profondità perché è piuttosto lungo. Allora, in passato la Luna non rivolgeva sempre la stessa faccia a noi. Si è fermata per motivi mareali, esattamente il motivo per cui la rotazione terrestre in rallenta. La situazione di equilibrio, allora, la gravità crea un allungamento dei due corpi, sia della Terra sia della Luna, e la condizione più stabile è quando i due lobi sono allineati tra loro e la rotazione della Terra e la rivoluzione della Luna durano lo stesso tempo. In quel caso lì il sistema è completamente sincronizzato, cioè la Terra rivolge la stessa faccia alla Luna rivolge sempre la stessa alla Terra, e il mese lunare dura un giorno della Terra, un giorno della Luna. La Luna, siccome è più piccola della Terra, una massa minore, nel tempo è stata frenata dalla Terra, e il fatto che ci rivolge sempre la stessa faccia perché questo processo è andato a buon fine, cioè è arrivato a bloccare la rotazione della Terra, della Luna. Quindi la Luna, essendo più piccola, aveva dissipa energia, questo processo mareale, quindi aveva meno energia da dissipare, perché essendo di massa molto più piccola ha impiegato meno tempo a bloccarsi. L'energia di rotazione della Terra è molto più grande, quindi la Luna sta influenzando il nostro giorno, sta rallentando, però ci vuole del tempo, non riuscirà probabilmente a arrivare a una situazione di sincronismo. Questo, il fatto che la Luna circoli sempre la stessa faccia, è legato a questo, che essendo più piccola gli effetti di Maria hanno avuto la possibilità di bloccare e quindi di sincronizzare. Quindi adesso ha impiegato meno tempo. È chiaro che inizialmente, quando la rotazione della Terra era di una 12-14 ore, la Luna era anche molto più vicina, quindi il suo mese durava di meno, la rotazione terrestre durava di meno, gli effetti di Maria erano più intensi perché erano più vicine. A un certo punto, via via, la Luna ha perso abbastanza energia, ha alzato la sua orbita e a un certo punto si è sincronizzata. La Terra non dovrebbe riuscire a arrivare. Però non c'è anche. Sì, c'è in altri sistemi, per esempio quello più che si cita sempre è Plutone e Caronte, che sono più o meno paragonabili, la proporzione è tipo il 50% Caronte rispetto a Plutone, e a questo punto i due corpi sono praticamente sincronizzati, cioè ognuno dà all'altro solo sempre la stessa faccia. Cioè, se io sono sull'emisfero di Plutone dove non vedo Caronte, non lo vedo mai. Così anche su Caronte. Quindi sulla Luna, se io ci fossero gli omini che vivono sulla Luna, quelli della faccia lontana, non avrebbero mai visto la Terra. Invece noi dalla Terra vediamo sempre la Luna, cioè da qualunque punto della Terra vediamo la Luna prima. Ma come andando insieme con la Terra, cioè come di avere la faccia o si è trovato con un colpo di tempo, si è creaturato. Allora, la Luna, c'erano varie ipotesi fin dal passato su come si fosse formata. Il fatto che sia un oggetto grande, così grande rispetto al pianeta, è un'anomalia, quindi deve essere nata in maniera traumatica. E dalle analisi che sono state fatte, appunto analizzando le rocce lunari, la composizione della Luna è molto più simile a quella del mantello terrestre che non a quello della crosta. E quindi si ritiene, in base alle
gli studi e le ipotesi che sono state fatte, i vari modelli, che la Luna si è formata proprio da un impatto, ma parliamo proprio quando la Terra era in formazione, più o meno intorno a 4 miliardi e mezzo di anni fa. C'era un protoplaneta, all'epoca più c'era la Terra in formazione e alcuni protoplaneti che erano in formazione di un giro nel sistema solare, da uno scontro che però non è stato catastrofico ma non distruttivo. È stato uno scontro che ha strappato una grossa parte di massa dalla parte terrestre, probabilmente un po' di crosta è abbastanza dalla parte del mantello. L'oggetto che ha l'impattore, quello che è venuto a impattare, è precipitato, si è spalmato sulla superficie della Terra, e poi si è affuso tutta la Terra, che era ancora calda, che era ancora abbastanza fusa, e tutti i detriti che si sono formati poi sono finiti in orbita intorno alla Terra, sono andati via con una velocità tutto sommato abbastanza bassa dal livello di orbita, e poi per effetto di gravità si sono accumulati e sono concentrati e raccolti a formare la Luna. Qualcuno pensa, però è ancora un'ipotesi, analizzando la superficie lontana della Luna, che è parecchio diversa dalla superficie vicina, che addirittura potrebbero essersi formati due oggetti, cioè uno più grande e uno un po' più piccolo, e poi con un urto successivo, molto lento, questo secondo corpo sia precipitato sulla Luna che si era formata. Però questa ultima idea è più forse un'idea che un'ipotesi di lavoro. Comunque, rispetto al passato, la cattura non ci sta molto, o la formazione insieme alla Terra neanche, perché la marea del Sole è troppo forte, come vero che Mercurio non ha satelliti, Venere non ha satelliti, Marte di fatto non ne ha, perché ha solo Fobos e Deimos, ma sono asteroidi catturati, quindi la Terra per effetto di marea non avrebbe potuto formare, per disturbo mareale del Sole non avrebbe potuto formare dei satelliti. Quindi l'ipotesi più plausibile è appunto per traumatica del mondo. Sulle credenze legate alla Luna non mi sfondo, perché io ho analizzato l'osservazione come si forma, poi sui rumori, la crescita dei capelli o l'insalato, la lattuga, a ognuno lascio proprio la propria idea. Io non ho mai fatto statistica, i capelli meritano quando riesco ad andare alla paschiera, quindi non sono mai stato a vedere con che Luna meritano. Non lo so, io non ho fatto studi, non ho mai intervistato chi lavora in ospedale, quindi non saprei se più chi è. C'era una signora che pare prima. Sì. Non c'è problema. No, ce n'è tanto. Allora, il materiale è finito, ma è una domanda molto interessante. Cioè, tutto questo materiale che è presentato è finito sostanzialmente sulla crosta della Luna. Cioè, quando si forma un cratere, il cratere ovviamente è come se noi tocchiamo un sasso violentemente nella sabbia, il sasso si ferma e si forma un certo cratere intorno, ma ovviamente dipende dalla velocità con cui tocchiamo il sasso. Però la media intorno del cratere, la montagna che si forma, non cresce più tanto,
Cioè, se, anche se, se fosse un impatto molto violento, il, con un corpo grande, le dimensioni del cratere sono dell'ordine di 20-30 volte l'oggetto che precipita, non di più. E il bordo non è molto alto, c'è l'ordine tipicamente un ventesimo, un decimo del diametro del cratere. Poi nel tempo ovviamente sceglie, perché anche è vero che una struttura tipo una montagna, quando non si forma, poi pesa, e quindi se la crosta sotto non è abbastanza solida, non riesce a reggerla, e nel tempo la montagna scende. Il motivo per cui a volte si vedono negli anelli, nei cratere più grandi, anelli concentrici, cioè si è formato il cratere con un anello di montagne intorno, che però erano troppo grandi, troppo alte, e nel tempo la crosta sotto ha ceduto, e quindi via via si formano come zone concentriche, si vede via via, si vedono gli anelli. Una cosa che non so se c'è in una diapositiva in cui si possa vedere. La cosa interessante rispetto a quello che diceva lei è che se osserviamo una luna, forse questa si vede un po', si vedono i segni di tutto il materiale. Proviamo. Forse non si vede molto. Se lei guarda qua, questo cratere, che è il cratere tipo di cui abbiamo parlato prima, se fa attenzione, ci sono delle striature chiare che parlano. Quelle lì, sì, quelle lì è un cratere molto grande, queste striature viaggiano per centinaia o migliaia di chilometri. La cosa simpatica che non tutti sanno è che noi con solo 6 missioni lunari con gli uomini che hanno trovato i campioni di rocce, oggi abbiamo praticamente una mappa quasi completa della superficie lunare, perché i luoghi di atterraggio non sono stati scelti a caso, sono stati scelti proprio in corrispondenza di dove c'erano rocce locali da analizzare o rocce provenienti da crateri molto lontani. In questa maniera, studiando le rocce che sono cadute a distanza di centinaia di chilometri relative ad un altro cratere, con alcuni campioni prelevati a un certo punto, si è riusciti a sapere la composizione di luoghi molto lontani. Quindi il materiale che lei diceva dovrebbe esserci intanto. Ovvio, nudo con la luna non lo riusciamo a vedere, ma per i crateri più grandi le raggiere ci sono ed è proprio materiale eiettato durante l'impatto. Probabilmente il corpo impattante precipitato dentro potrebbe essere annegato all'interno della crosta, quindi magari non lo vediamo, però i suoi effetti si vedono anche a distanza di molti chilometri. Beh, c'era una domanda del signore. Lei ha detto che i crateri sono stati formati anche milioni di anni fa e sono rimasti lì. Nella storia recente, diciamo, se ci sono formazioni di nuovi crateri, di nuovi impatti sulla Luna? Sì, uno piccolo si è visto. Purtroppo non ho l'immagine, è stata messa una missione proprio di monitoraggio della Luna e si è vista qualche anno fa la formazione di un nuovo cratere piccolo. Non si è visto l'oggetto che è precipitato, perché probabilmente era abbastanza piccolo, qualche metro, quindi ovviamente impossibile da vedere. Però si è visto di colpo praticamente la formazione di un cratere, non di centinaia di chilometri, però è capitato. Il fatto che la Luna sia così caratterizzata è importante perché si riescono a stimare l'età
delle varie porzioni di superficie a seconda del numero di crateri, perché ovviamente più ce ne sono più vuol dire che il terreno è antico, mentre quelli di pochi, con pochi crateri sono terreni molto più recenti. Non hanno, ci hanno detto di chiudere quando manca 10, quindi un'ultima domanda. Sì, perché avevo un orologio solo. No, ma la sera è una domanda interessante. Cioè, certi crateri hanno il ciclo centrale. Certi crateri, la domanda è perché certi crateri hanno il ciclo centrale al primo. Dipende dalla violenza dell'impatto e dalla dimensione. Allora, se a volte si vedono delle fotografie fatte della goccia d'acqua che cade magari in un lago, in un bicchiere, così, se voi fate caso la goccia cade, fa una specie di cratere e poi al centro si forma per rimbalzo una specie di gocciolina che sale. Ovviamente nell'acqua dura un attimo perché poi l'acqua si ristrana. E qualcosa di simile capita nei crateri nel momento in cui c'è un impatto. Se l'impatto è molto forte, molto violento, quelli che fanno succedere i crateri più grandi, si forma la crosta, viene modificata, viene proprio spinta giù, compressa e schiacciata. Nel momento in cui si rilassa, che riassume una forma più o meno che è quella che riesce a liberarsi, si forma una concentrazione, una specie di reazione che è simmetrica perché va da tutte le parti verso il centro, quindi si forma questo picco che poi nel tempo piano piano cede, si consuma. Succede anche nei crateri sulla Terra, però ovviamente sulla Terra abbiamo pochi crateri e tutti in parte erosi. Perché?